Allora, qui possiamo fare qualcosa? Ara goyou ara. Sì, questo lo possiamo fare. Ok. Qua ci vuole uno. Qui non abbiamo nessuno. Ok, questo lo possiamo fare. Questo si può fare. Ok. Qui non c'è nessun altro. Va bene. Là mi servono. Vabbè, là mi servono altri PG. Va bene. Sì, abbiamo finito. Allora, usciamo. Ciao, Nova. I personaggi si sì, sono 100. Dovrebbero essere 108 anche qua. Sono. Sì, dovrebbero essere numero classico. Quindi 108 anche qui. Allora, possiamo andare. Tu chi sei? In PG? Addirittura questo mi è arrivato. Oh, spettacolare, semplicemente spettacolare. Che risultato incredibile. Ah, ma che maleducato che sono. Mi chiamo Kron e faccio parte della società degli obiettivi. La nostra organizzazione riconosce pubblicamente coloro che sono riusciti a fare cose straordinarie. Infatti, proprio ora ti premierò per l'incredibile risultato ottenuto con questa bella e sfavillante medaglia. Guarda quanto è divertente, ci siamo. Olè. Ora, per conto della società, aprirò una filiale proprio qui in città. Così ogni volta che raggiungerai un obiettivo, potrai passare da lì e ricevere la ricompensa. Ah, arruolato? Così? Top. Beh, è ovvio che poi ci saranno quelli preferiti e quelli che lascerò marcire. Cioè, chi può sapere cosa conseguirò in futuro? Io no, di certo. È ovvio, ci saranno quei personaggi che utilizzeremo di più e personaggi che utilizzeremo meno. Ok, vediamo. Per raggiungere il villaggio silvano dobbiamo attraversare il ponte a sud e poi dirigerci a sud-ovest, giusto? Sì. Una volta raggiunto il villaggio, vi guiderò io. Vabbè, sì, dobbiamo rifare la strada di prima, praticamente. Devo rifare necessariamente la strada di prima. Va bene, andiamo. Ok, vedi, dobbiamo. Sì, dobbiamo attraversare il ponte e poi arrivare là. Ok. Chissà se recluteremo qualcuno qua nella world map. E magari appare un personaggio qua così. E quindi si torna dai Silvani. Che seccatura, vero? Non possiamo semplicemente teletrasportarci lì in un qualche modo. Ad esempio usando la lente runica. Una lente runica che fa. Psh! So che le lenti runiche si adattano al talento di chi le indossa, ma non ne conosco nessuna che fa. Psh! Beh, peccato. Ci toccherà camminare fino a lì. Mi dispiace. Niente. Psh. Che poi fatto così ti fa venire voglia di andare in bagno, bastardi. Ok. Villaggio Silvano. Silvaggio Silvano. Ok, ci siamo. Ah, ecco, vedi, la strada è qui a sinistra. Tu che vuoi? Ah no, vieni da molto lontano. Eh sì che vengo da molto lontano. Allora, intanto riposiamoci. Così almeno recuperiamo tutto, eccetera, eccetera. E a sto punto direi anche di salvare. Quindi andiamo qua e salviamo. Ciao, Liam. Perfetto. E questa è fatta.
Ora, ecco, potrei guardare un attimo per quanto riguarda le rune. Oddio, chi è quello? Ho visto un personaggio, sbaglio. Oddio, tu chi sei? Squash, ti do il benvenuto al mio negozio. Ah, lui è il commerciante. Speravo che volessi unirti a noi. Chiedo scusa, mi stai forse proponendo di unirmi all'alleanza? Beh, sarebbe un po'... Posso indirizzare la tua attenzione su questa spilla? La pietra è stata intagliata con le rune e per questo richiede un prezzo notevole. Sei d'accordo che il taglio è squisito? La pietra risplende più luminosa di qualsiasi altra abbia mai visto. Purtroppo la manifattura non è mia e bramo il giorno in cui potrò creare un oggetto di cotanto splendore. Eppure mi manca il componente essenziale per farlo. L'oggetto in questione si chiama Pietra del Fulgore. Si dice che sia raccolto dagli spettri di Pennuto, che appaiono solo nelle foreste più lussureggianti. Quanto vorrei poterne osservare il fulgore con i miei occhi un giorno. Se potessi acquisire un tale bene, non avrei alcuna remora ad aprire un negozio sotto la tua egida. Ok, quindi devo trovare. Ah, è molto più carino il fatto che io debba trovare questi oggetti per reclutare i personaggi piuttosto che fare robe strane. Quindi va bene, devo trovare la pietra. Ok, va bene. Vuoi la pietra? Io ti troverò la pietra. Maledetto uccellaccio del malaugurio. No. Già quel Nova con 70. Guarda come flexa. Guarda come flexa. Questa cos'è? Runa della. Ah, aumenta la resistenza alla pietrificazione. Però vedi, puoi mettere una runa a tutti i tipi. Runa della luce, infligge danni moderati da luce a un nemico, guarigione chiaro di luna, molti HP a un alleato, annulli tutti gli attacchi a un alleato. Che vuol dire annulli? Ah, annulli tutti gli attacchi a un alleato, scudo sacro. Sembra perfetta per lui. Bonus danni da terra e arma dello stesso tipo. Aumenti resistenza agli alleati. Questa sarebbe buona. Runa del fragore distruttivo. Distruzione potente, infliggi danni da martello, 50% di probabilità di sbagliare. Minchia. Aumenta la forza del 2% per ogni SP rimasto. Oddio, c'è la runa della luce, anzi la runa dell'incantesimo terra che potrebbe essere figo. Del vento no, alla fine vento già ce l'abbiamo, quindi... Ah, tu hai runa vento e acqua. No, questo in realtà non mi piace. Vedi, lui si è sbloccato. Runa dell'abilità. Va bene, niente, scherzavo, non abbiamo un cazzo. Allora, quello vuole la pietra del fulgore, va bene. Va bene, te la trovo la pietra, tranquillo. Te la trovo. I ramo grigio vi consentono il libero passaggio, andate in pace. Una volta giunti dall'altro lato saremo nelle terre di Euchiris. Ok, quindi finalmente zona nuova. Chissà se Marisa e Garou sono sani e salvi. Beh, sì. Grande bosco sud, profondità. Ecco, vedi, qui già c'è un'altra sezione di mappa.
Comunque c'è da dire che neanche io ho utilizzato al momento l'arma gratis per il farming, semplicemente perché a parte me lo sono dimenticato. E poi avevo la build di Cloud talmente forte che ho detto vabbè. Allora, qui c'è un... cos'è questo? Aumenta la forza del 10%. Mi secco a tornare indietro e equipaggiarla, però. Però mi sa che mi tocca farlo. Spilla con Malachiti. Ah, medaglia di Kron, conferisce forza. Ah, ma è un oggetto. Wow, aumenta il 5 di tutto. Aumenta 5 di tutto. Questo dà forza più 15, però... meglio avere 5 di tutto. Aumenta le probabilità di difesa. Spilla con Malachiti. Ha un'aura potente per incrementare gli HP. A chi posso darla? Vediamo. MP più 20. Aumenta di poco la probabilità di critico. No, ho sbagliato. No, va bene, ok, dai. Va bene così. Ok, facciamo così. Via. Niente, praticamente mi state blastando a me. Ho capito. E così siete più veloci nel farming. Niente, non lo preferisco. Ah no, ma qua però si esce, aspetta. Qui bisogna farsi... tu dove mi porti? Vediamo. Ah ok, tu mi hai riportato qua. Ok. Allora, tu mi riporti là sopra. Ok, allora quello che mi... aspetta. Ah no, tu mi hai riportato all'inizio. Ok. Quindi... tu. Ecco qua. Sì. Esatto. Legno mistico, questo mi serve. Spilla con turchesi. Legno mistico è ottimo. MP più 50, quindi posso darlo a lui. Come siamo combinati? Ma che è finito al contrario. Io, boh, non ho parole. Oh no, mi ha portato proprio all'inizio. Lol. Va bene, vai. Tu sputami dove devi sputarmi. Eccoci. Ok, ci siamo. Anche quel legno mistico. No, 8 legname. Peccato, mi davo altri legno mistico, ero a posto. Che mi serviva l'altro legno mistico. Speriamo che lo trovo qua in giro.
Sembrano dei falchi. E hanno, sì, questa forma un po'. Sembrano i Victreebel di Pokémon. Abbiamo raggiunto il confine di Haucheris. Allora, dov'è Perry? Scusa, chi? Ma poi la fa la gelosa. Mi intendevo Lady Perrielle. Dove possiamo trovarla? È nella capitale eucirissiana, Ishan, sulla costa est di qui. E secondo te io vado là prima? Io prima mi giro tutte le cittadine che ci sono, se ce ne sono altre. Stai scherzando? Tu stai scherzando che io non vada prima in tutte quante. Oddio! Anche qui mi devo fare sparare dal pene gigante. È vero, hanno la forma proprio fallica, tipo col glande. Sì, hanno palesemente una forma fallica. Fascia d'abbraccio. Normale faccia d'abbraccio. Aumenta poco portata danni. Niente, ok. Portata danni penso che voglia intendere che possiamo attaccare, diciamo, più lontano, perché loro hanno un range per poter attaccare, quindi credo che si riferisca a quello. Ah, qua cosa c'è? Non c'è spazio nella borsa. Porco Giuda. Va bene. C'è qualcuno che deve essere curato? Però voi non c'è bisogno. Ecco, utilizziamo goccia magica su di lui. A posto. Spilla con perle. Ha un'aura potente. Ah, questa è abilità più 15. Devo ancora capire a che. Dai, però fanno troppi danni. Ecco, questa è la cosa di cui stavamo discutendo ieri. Cioè, loro praticamente qui hanno fatto che la difficoltà, nel senso il gioco, la modalità difficile, non è intesa per, diciamo, una difficoltà dal punto di vista meccanica del gioco, magari. Cioè, no, se, è come su Triangle Strategy. È la stessa identica cosa. La modalità difficile uguale, i nemici fanno un botto di danni. Questo vuol dire. È proprio strutturato nello stesso modo. Ovvero che i nemici fanno un botto di danni in più e quindi tu sei costretto in un modo o nell'altro. Oh, legno mistico, buono. E quindi tu sei costretto in un modo o nell'altro a. Sono di un fastidioso che voi non avete idea perché fanno quell'attacco. Oh, mi sciottano praticamente e vaffanculo. Cioè, io posso capire la difficoltà dove magari c'è, non lo so, una meccanica sul fatto che il tuo avversario riesca in un modo o nell'altro a farti più male. Perché ti consente comunque di pensare a strategie alternative che solitamente non penseresti anche da un certo punto di vista. Però quando tu hai comunque un buon team e perdi solo a causa del fattore e perdi soltanto a causa del fattore che lui come avversario ti debba fare più danno, un pochettino rosichi, perché tu dici minchia, ma la mia strategia funziona. Madonna mia, guarda quanta strada devo fare. Ma qua ci sono un sacco di zone. Ma voi state scherzando? Ma io qua le devo esplorare tutte. Due corni est? Oh, là già ho visto un personaggio. Quello lì è un personaggio sicuro. Quello di spalle lì vestito di verde. Quello è un personaggio sicuro. Cioè, io posso capire che il gioco mi punisce perché sbaglio la strategia, ma se io ho una strategia che comunque è valida, perché me la devi invalidare mettendomi solo dei nemici che mi fanno 700.000 danni in più? Cioè, non ha senso sta cosa. Questa è l'unica cosa che non trovo sensata. Perché un gioco del genere, che comunque ovviamente si chiama di strategia, cioè comunque sia JRPG o comunque
c'è la strategia nel mezzo, cioè capisci il fatto che comunque se sbagli strategia allora è giusto che il gioco ti punisca. Però se tu non sbagli strategia, perché il gioco mi deve punire necessariamente? Minchia, 1800 qua costano le camere. Perché il gioco mi deve punire ingiustamente solo facendomi dei danni in più che non c'entrano niente con la mia strategia? Minchia, qui è particolare la cosa. Qua ci vedi, qua ci sono un sacco di robe. Questa fa... Oddio, ma questo qua chi è? Ecco, un altro PG. Mariette. Oh mio, che storia incredibile. Eh? Scusami, ero talmente immerso in questa lettura. Oh, mi succede ogni volta che leggo un libro. Ogni volta che ho la possibilità di intraprendere un viaggio letterario in giro per il mondo, ne vengo rapita. Ma perché ti sto dicendo tutto ciò? Perdonami, ti serviva qualcosa? No, no, sono io a dovermi scusare per averti interrotto. Sto cercando dei nuovi compagni per l'alleanza. L'alleanza? Alzare le spade al cielo nella disperata battaglia contro le vili macchinazioni dell'impero. Oh, che storia epica. Ahimè, penso ci sia poco che possa fare per te. No, no, tu vieni. A meno che tu non voglia mettere su una biblioteca. Sì, esatto. Sì. Sì, pensa quanto sarebbe bello avere una biblioteca in città. Così gli studenti avrebbero un posto dove andare a studiare e... Ok. Io stessa sto passando tanto tempo sui libri. Il mio sogno è riuscire a entrare all'università di Karls. Oh, gran lavoratrice, eh? Sì, beh, ogni volta che c'è un esame mi agito e faccio un gran pasticcio. Oh, se solo avessi ancora quel portafortuna. Sono sicuro che supererei quell'esame. Sì, lo so, non dovrei affidarmi alla fortuna. La mia intelligenza dovrebbe essere sufficiente a farmi superare l'esame. Eppure quel portafortuna era un regalo di un mio vecchio amico e mi dava sempre quella sicurezza in più che mi serviva. Ah, quindi anche lei vuole l'oggetto. L'ho perso nel grande bosco, verso nord. Probabilmente lì ci saranno dei mostri ad attenderci. Non chiederei mai a una persona sconosciuta di rischiare la vita a causa della mia stupidità. Eccoci qua. Ho perso il portafortuna mentre scappavo da un coniglio arcimago nel grande bosco. Se riuscissi a trovarla te ne sarei estremamente grata. Ok, quindi ora dobbiamo tornare indietro e farci droppare il portafortuna. Ecco, però una cosa che avrei apprezzato in realtà in questo gioco è che una volta che tu avessi sgamato i personaggi, quindi nel momento in cui io sgamo i personaggi, gli parlo, eccetera, eccetera, loro me li indicassero magari con un puntino particolare sulla mappa, in modo tale che io a colpo d'occhio, quando rientro in città, so se quel personaggio è ancora lì presente oppure no. Questo è un altro PG nel frattempo. Oddio, tu sei Simon. Oh, che colori. Sembra che dica sono qui, bevimi. E questa collana? Favolosa. Penso che ne comprerò una per quel delizioso bocconcino che ho incontrato prima. Adoro questa città fiorente. I negozi sono sempre pieni di vestiti, accessori all'ultima moda e attrezzature e trappole. Oh. Eccoci. Ed è un gran bel vedere, ho ragione o ho ragionissima? Eh? Ciao. Oh no, l'ho rifatto, ho ammutolito un ragazzo con la mia bellezza. Tranquillo, hai il permesso di parlare con me. Un momento, tu non sei il comandante dell'alleanza, Noah, giusto? Hai sentito parlare di me? Ma certo, per chi mi hai preso? Non saprei... Ah, ma certo, pardon, il mio nome è Pastol. Ah, Pastole. Vabbè, Pastole. Ma tu puoi chiamarmi Pastole il cacciatore. Sei un cacciatore? Caspita, dov'è il tuo fucile? Madonna mia. Qui si potrebbe andare... Fucile? Che idea disgustosa. Non sopporto la puzza di polvere da sparo sui vestiti. E allora usi la balestra? O forse il coltello? Niente affatto. Le balestre sono troppo pesanti e mi appesantiscono la schiena. E mi ci vedi a usare il coltello? Ho capito. E allora come fai? Trappole, messere. Intrappole quelle dolci conigliette e poi le stendo, se capisci cosa intendo. Il punto non è se Pastol ti prende, ma quando e ogni quanto. Ehi!
Bonjour, raggi di sole. Oh no, è partito. Ah no, è tornato. Uffa, penso che fossero di cattivo umore. Ci riproverò più tardi. È sempre questo il tuo stile? Stile? Ah, i miei vestiti! Non sono favolosi? Fanno girare la testa a tutte e sono ottimi per gli adescamenti. L'altro giorno ho catturato una bella cinghialotta. Pazzesco. Da questo dovresti concludere che A, le trappole di Pastol sono uniche, e B, con quelle trappole Pastol cattura parecchie prede. Pensi che potrei esserti utile? Sì. Ecco il mio Noah, ti meriti un abbraccio. Oh, perfetto, hai reclutato. Almeno una volta ogni tanto recluto qualcuno facilmente e non mi richiede oggetti inutili. Sì, ci vediamo lì. Anche se io posso cambiare i personaggi. Pronte o no, Pastole sta... Ah, ma lui quindi attracca con le ragazze o con gli uomini? Io pensavo gli piacesse più il pesce che... Boh, vabbè. Probabilmente ho sbagliato io. Allora, questi lo vendiamo. Questo 15 di attacco, non lo so, lo vorrei... Ecco, questi li vorrei tenere in realtà. Questo lo togliamo. Fendente dormiente. Ma questo è ottimo. Il fendente dormiente è ottimo, solo che nessuno di loro lo può imparare. Runa del fragore distruttivo, questa la possiamo togliere. Gancio laterale va bene, questa va bene. Magia, questa la possiamo togliere, tanto ho magia suprema. Ok. Ecco, erba curativa di qualità. Allora, aspetta, vediamo quante ne posso acquistare massimo. Ci sbrighiamo prima. Ecco, 30. Ok, a posto. Tu non sei un personaggio, quindi vai via. Tu sei un mercante di quelli itineranti. Ok, allora dobbiamo andare nel Gran Bosco per trovare l'oggetto portafortuna di quella cretina. Sì, sei una cretina. Ok, quindi dobbiamo sconfiggere... Che poi giusto giusto chi dobbiamo sconfiggere? Ovviamente i coniglietti arcimaghi, ovvero quelli che mi rompono le palle. Ok, vediamo. Madonna mia, che parti che mi è... In questa battaglia puoi usare un espediente. Ah, ecco, perché c'è il forziere. Ah, vedi, là dentro, attacco espediente. Vedi, forziere nel tesoro, apri il forziere. Minchia, qua è un bordello. Questi sono fortissimi ora. Noah la devo spostare davanti, mi sa. Perché Noah si è messo in prima fila, può attaccare anche davanti. Ecco qua. Ho ottenuto amuleto Magitex, mi ha detto. Oh, coniglio arcimago. Coniglio arcimago. Coniglio arcimago. Ecco, qua recuperiamo gli HP a tutti. Ok, la cosa positiva è che non hanno tanti HP. Aia. Ora io!
Ora stanno attaccando quello. Mannaia. Lui ha una difesa che è incredibile, quindi va benissimo. Va bene. Cazzo Moxeo. Minchia, bastardi. Ok. Allora, in teoria abbiamo preso l'amuleto per quella lì. Cioè, non può fare così, cioè non può comportarsi in quella maniera il gioco. Tieni l'amuleto. Ciao, sei riuscito a trovare il portafortuna? Sì, è questo, giusto? Eccolo qua. È lui, grazie mille, mi era stato regalato da un amico. Si trasferì molto lontano, ma il giorno che ci separammo giurammo che ci saremmo rincontrati all'università di Karls. Oh, te ne sono grata, non so se basterà come ricompensa, ma ti prego di accettarmi come tuo compagno di avventura. Assolutamente sì. A posto. Sì, sì, mi auguro che rimarrete soddisfatti. Ok. E lei sarà quella che gestirà la biblioteca. Esatto, topo di biblioteca. Quindi lei non combatte, ma sicuramente... Oddio, chissà se lei mi darà più punti esperienza, tipo. Vediamo, controlliamo subito. Perché solitamente i topi da biblioteca, questi... Allora, di combattere non combatte. Oddio, in realtà combatte? Mi stai dicendo che combatte? No, mi sa che non combatte. Ma aspetta. Ma non appare neanche qua. E neanche in aiuto. Forse devo uscire. Non appare, mi ha scammato. Ah, forse prima gli devo costruire. Certo, prima gli devo costruire la sua zona. È come il tizio che mi ha dato l'anello prima. Finché non gli costruisco la sua zona, non mi spunterà tra i vari personaggi.